Torna Metti in Piazza lo Sport, l'evento organizzato dal quartiere di Porta Sant'Andrea in collaborazione con l'Associazione Culturale Il Bando e il patrocinio del Comune di Arezzo, del CONI e della FIDAL. L'appuntamento è per sabato 25 maggio in Piazza San Giusto, ma la manifestazione si svolgerà soprattutto nella cornice del Parco Sandro Pertini. Non solo Saraceno, ma anche tanto sport per Porta Sant'Andrea. Quest'anno i tre eventi che normalmente facciamo hanno avuto un'implementazione sull'organizzazione, sulle discipline sportive, per esempio li metti in piazza lo sport, trasferendosi quasi in toto sulla location del Parco Sandro Pertini, Parco Giotto, il 25, quindi questo sabato qui, 12 discipline sportive di avvicinamento per i bambini, anche qualche gara competitiva. È veramente un evento di caratura elevata. Quest'anno abbiamo aggiunto anche i stand gastronomici, giusto per finire la serata. Il giorno dopo ci sarà, quindi il 26, domenica, la tradizionale pedalata bianco-verde, giunta alla 31esima edizione, mentre il 13 giugno ci sarà il Memorial Carlo Fardelli di corsa verso la giostra, ricordando il nostro grandissimo capitano Carlo, che ha avuto l'onore di alzare per esempio la lancia d'oro dedicata a Sandro Pertini quando venne in visita nella nostra città nel 1984. Il quartiere di Porta Sant'Andrea inoltre aderisce alla campagna di sensibilizzazione e di informazione sul diabete di tipo 1 e sull'importanza della sua diagnosi tempestiva grazie alla presenza della società We Love Insulina e alla cooperazione con il Meyer di Firenze. Quest'anno infine Piazza San Giusto sarà anche teatro di un meeting a cura degli psicologi di Confcommercio Arezzo. L'appuntamento è per giovedì 13 giugno alle 19. Sarà creato un vero e proprio meeting dal gruppo psicologi Confcommercio di Arezzo, dove parleremo dei benefici dello sport, a volte dei benefici che vengono dati per scontati, ma noi ne abbiamo analizzati almeno 9 che ripresenteremo sia agli atleti sia a tutte le persone che saranno interessate ad ascoltarci. Saremo lì, io con le mie colleghe, la dottoressa Gioia Gori, Laria Sguerri e Simona Turchetti, proprio per parlare anche di uno sport tutto al femminile, di capire anche le differenze tra lo sport fatto dall'ambito femminile e dall'ambito maschile.